Amici di Barbecue Mania, eccoci tornati con una nuova recensione di un nuovo prodotto. Andiamo a vedere come è fatto e di cosa si compone il barbecue portatile Cobb, la versione Kitchen in a Box. La versione Kitchen in a Box è una versione dove abbiamo il nostro barbecue a carbone Cobb portatile in versione del tutto inox, con una gamma di accessori, tra cui anche la borsa da trasporto, che purtroppo non vedete qui perché l'ho dimenticata nell'altra sede. Però ecco, è bene sapere che abbiamo anche la borsa da trasporto inclusa nel prezzo. Per cui nel kit Kitchen in a Box abbiamo la nostra griglia per cotture indirette, la nostra piastra in ghisa, la nostra teglia in materiale antiaderente, che è questa qui, la nostra padellina per friggere o per spadellare o per cucinare in pietanze in padella, il nostro supporto per rialzare il coperchio per andare a fare cotture indirette di pezzatura di carne voluminosa, oppure per andare a fare dei polli grazie al supporto per pollo. Supporto per pollo che va montato sulla teglia, sulla teglia per cotture dirette, sempre in materiale antiaderente. Incluso c'è anche la nostra impugnatura per l'utilizzo e per manovrare i nostri accessori. Ma andiamo a vedere più nello specifico come è fatto e come funziona il nostro barbecue Cobb. Il Cobb è un sistema di cottura un po' particolare. Che significa? Praticamente con pochissima carbonella o con si trovano delle mattonelline di carbonella pressate, che sono delle mattonelline rotonde tutte forellate, per cui con una di quelle oppure con pochi bricchetti di carbone possiamo usare il nostro barbecue per fare innumerevoli cotture. Se noi andiamo ad aprire il nostro Cobb, all'interno abbiamo, come vedete, abbiamo la struttura dove andremo a mettere il nostro carbone, che è questa grigliettina qui. Sotto possiamo andare a mettere dell'accendifuoco, per cui abbiamo anche con i barbecue lo stesso sistema un po' riprodotto in miniatura del sistema di accensione a ciminiera. La particolarità è che l'aria entra attraverso questo grigliato, per cui anche da acceso il nostro barbecue risulterà essere freddo. Possiamo tranquillamente prenderlo, spostarlo, tenerlo appoggiato anche su materiale infiammabile. All'interno, oltre ad avere la nostra zona di combustione del carbone, abbiamo anche una vasca in acciaio inox, dove qui possiamo andare a mettere in cottura dei condimenti, oppure possiamo andare a mettere, lo possiamo far funzionare da water pan, per chi ha presente un po' quello che voglio dire. Ma è anche il nostro raccoglitore dei grassi, per cui i grassi non finiranno mai sopra il carbone acceso, ma verranno raccolti in questa vasca, e così facendo eliminiamo del tutto il fumo che deriva dalla cottura dei nostri alimenti. Sopra al carbone acceso, appunto, andiamo a mettere quelli che sono i nostri accessori. Con questo accessorio qui possiamo fare tutte le nostre cotture dirette, per cui bistecche, costine, queste cose qua. Lo possiamo anche utilizzare per fare delle cotture indirette come il pollo. Basterà montare il supporto per pollo, ecco qua. Montiamo il nostro rialzo per il coperchio, andremo a mettere il nostro pollo all'interno del supporto, chiuderemo con il coperchio e andremo ad effettuare una cottura indiretta, perché fondamentalmente è una cottura indiretta. A posto di questi accessori qui, vogliamo fare una cottura diretta su piastra. Basterà mettere la nostra piastra in materiale antiaderente, sempre col carbone acceso sotto, e qui andiamo a fare quello che è la nostra cottura diretta, per cui tutte quelle che sono le classiche grigliate, sia con coperchio aperto che con coperchio chiuso. Con la nostra impugnatura, se è calda e dobbiamo fare qualcos'altro, prenderemo la nostra piastra, la andremo a togliere e potremo utilizzare questa griglia qui per
fare ulteriori cotture dirette o anche cotture indirette. Per fare le cotture indirette però andremo a appoggiare questa griglia sopra alla nostra teglia antiaderente, sempre andando a chiudere il nostro coperchio. Nella teglia antiaderente, vabbè, fondamentalmente è una piastra liscia, per cui possiamo fare tutto quello che sono verdure, crostacei, uova, queste cose qui. Cosa molto interessante è la nostra padellina. Vogliamo fare un soufflé di cozze, lo possiamo fare. Vogliamo fare uno spezzatino di carne, possiamo farlo. Vogliamo fare uno stufato, possiamo farlo tranquillamente con un poco carbone, appunto, con questo accessorio. E capite che in questo modo qui il Cobb diventa una vera e propria macchina di cottura completa a 360 gradi. Il Cobb è anche disponibile sul nostro sito in versione con coperchio, struttura in inox, ma coperchio nero. In quel caso non ha tutti gli accessori che vi ho fatto vedere, ma ha solo la griglia per cotture dirette, scusate, il piatto per cotture dirette, che è questo qui. Per cui abbiamo il nostro piatto coperchio, e poi gli altri accessori sono acquistabili separatamente. Cosa che non vi ho detto, è possibile fare anche pizza nel nostro Cobb tramite sempre la nostra piastra antiaderente, perché appunto qui possiamo mettere i nostri prodotti da forno e possiamo andare a fare pizza o dolci e quant'altro. Il Cobb lo trovate in vendita sul nostro sito www.barbecumania.it. Vi ricordo i nostri canali social, la nostra pagina Facebook barbecumania.it e il nostro canale YouTube barbecumania.it, dove appunto potete trovare tutti i video con alcune ricette, alcune recensioni, alcune spiegazioni di tutto ciò che ruota intorno al mondo del barbecue, dalle macchine agli accessori ai combustibili. Non mi resta altro che salutare a tutti voi, ci vediamo al prossimo video.